diamo avvio questa sera a questo importante spazio dedicato alla famiglia, all'interno del quale si svilupperanno tutta una serie di servizi. Il primo, lo spazio di ascolto e di sostegno pedagogico e psicologico. Poi avremo il sostegno alla genitorialità e l'importante servizio di mediazione familiare. E infine uno sportello che è dedicato alle cure palliative. Annunciamo che a breve, grazie ad una collaborazione con il GAL, abbiamo qua fra di noi il direttore, il dottore Dario Costanzo, avremo un altro innovativo servizio. Andiamo a rafforzare il segretariato sociale, per cui i cittadini di Termini Imerese potranno recarsi presso questo sportello per la compilazione di varie istanze che vanno dalla riduzione, la richiesta della riduzione Tari ed altro ancora. I cittadini sanno di cosa sto parlando perché ne vivono il bisogno e la difficoltà. E quindi ci ritroviamo oggi per confermare qual è l'impegno di questi anni. L'impegno di questi anni è di un'amministrazione che vuole essere prossima alla sua cittadinanza, lo fa nel modo in cui lo sa fare, l'unico vero, che è un modo concreto, e che è l'ascolto del bisogno e poi l'offerta di servizi che questo bisogno lo possano accogliere e che non si limita ad una risposta di tipo assistenziale, perché vogliamo ricordare che dietro l'offerta di servizi quello che c'è all'orizzonte è l'incontro con la persona, perché noi non ci facciamo carico del bisogno ma della persona nella sua totalità. Quindi ogni servizio che viene offerto, diciamo che è importante in sé, ma è quasi un pretesto per entrare in relazione con la persona, che è quello che noi desideriamo. Benissimo, buon pomeriggio a tutti. Mi ha già preceduto l'assessore alle politiche sociali, l'assessore Maria Concetta Buttà, che i cittadini conoscono. L'amministrazione comunale oggi inaugura questo spazio, che è uno spazio, come diceva chi mi ha preceduto, dedicato alla famiglia. Il programma elettorale di mandato di questa amministrazione aveva al suo interno e ha al suo interno un paragrafo chiaro che aveva come titolo la persona al centro. È questo che stiamo facendo in questi anni. Abbiamo riaperto le porte del comune ai cittadini, lo stiamo facendo quotidianamente attraverso un ascolto quotidiano delle famiglie, delle persone con disabilità, delle persone che hanno maggiore bisogno. Stiamo continuando a farlo, non facendo mai mancare il nostro supporto, il nostro ascolto. Lo facciamo quotidianamente anche attraverso l'attivazione dei tantissimi servizi che hanno visto la luce in questi anni, grazie al lavoro straordinario dell'assessorato alle politiche sociali, grazie al lavoro straordinario degli uffici del dottor Schillaci, grazie al lavoro straordinario degli assistenti sociali del terzo settore, che chiaramente rappresenta un importantissimo braccio, diciamo, armato e di collaborazione dell'amministrazione comunale e delle amministrazioni comunali, grazie chiaramente anche al lavoro del comitato dei sindaci del distretto sociosanitario, un distretto che abbiamo, a me piace ricordarlo, che abbiamo raccolto in condizioni di fermo assoluto. Lo abbiamo avviato, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo sbloccato fondi che dormivano e che erano finiti in avanzo vincolato, abbiamo lavorato i fondi, questo ci ha consentito di attivare servizi per tutti i 10 comuni. Il comune di Termini Imerese è il capofila del distretto sociosanitario 37, il grosso lavoro di questi anni, il serio e duro lavoro, ci ha permesso di erogare servizi alla cittadinanza, dall'educativa domiciliare, all'assistenza domiciliare, al trasporto disabili, servizi che il comune non erogava più da moltissimi anni. Questo è un ulteriore intervento dedicato alle nostre famiglie che cerchiamo di curare su tutti i fronti, ma mi viene in mente lo spazio neutro, lo spazio famiglia, il centro minore e famiglia, l'asilo nido comunale, che oggi ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti non soltanto dalla regione siciliana ma riconosciuti anche oltre, diciamo, i confini regionali. Stiamo lavorando tantissimo, continueremo a farlo. Quello che ci piace pensare è di continuare a dare risposte ai cittadini che chiedono, ma che interagiscono con sempre maggiore positività con l'amministrazione comunale, trovando nell'amministrazione comunale un punto di riferimento. Questo significa che stiamo lavorando bene e continueremo a farlo fin quando chiaramente i cittadini ce lo consentiranno. Noi chiaramente tutta la squadra che ci consente di raggiungere questi risultati importanti per il territorio e per i cittadini tutti. Quindi grazie a chi lavora ogni giorno per raggiungere questi risultati. Io presenterò. Che presentiamo, assolutamente. Lascio la parola. Abbiamo il piacere di condividere l'impegno dello spazio di ascolto pedagogico e psicologico dedicato alle famiglie con la Fondazione Don Calabria. Ci tengo a dire che l'affidamento al terzo settore
dei nostri servizi non passa più attraverso delle gare, cioè non bandiamo delle gare, per cui non attuiamo più un sistema concorrenziale, ma ai servizi si arriva attraverso un iter, che è quello previsto dal codice del terzo settore, per cui c'è una fase di coprogrammazione con gli stakeholder territoriali e poi una fase di coprogettazione con gli enti del terzo settore che sono iscritti all'albo di accreditamento dei servizi distrettuali, in questo caso Fondazione Don Calabria, perché appunto è iscritto all'albo per minori e famiglie, e quindi saranno loro che gestiranno insieme ad Arca, sì, alla cooperativa Arca, saranno loro che gestiranno questo spazio dedicato alla famiglia, che troverete aperto il lunedì e il mercoledì la mattina e il venerdì nel pomeriggio. Poi abbiamo Nuova Generazione, ho invertito. Ma ci sono segnali. Sì, sì. Poi abbiamo la cooperativa Nuova Generazione, che invece porterà avanti il servizio di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare a favore dei cittadini che magari sentono questi nomi e poi non riescono a trovare dietro una cosa di cui hanno necessità. La mediazione familiare si offre a tutte quelle famiglie che vivono delle situazioni di conflittualità fra genitori e figli. Quindi per intanto venite, chiedete, potrebbe essere una risposta al vostro bisogno. E infine lo sportello per le cure palliative, che è offerto fra l'altro in una forma di collaborazione assolutamente gratuita. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse, ha risposto la Samut, che è qui oggi con noi, che gestirà per noi in maniera assolutamente gratuita questo sportello. E infine il GAL, di cui vi ho detto prima, con cui a breve speriamo di avviare questo servizio di segretariato sociale. Ora mettiamo quindi giù la signora. Avevo già fatto prima, quindi non c'era la prima. Sì. Posso? Sì. Mi chiede tutto? Aspetta, vai, metto l'altro. Ce la faremo? La faremo? Sì. Sì. Okay. Oh, dai.